Sì, io no. Maria non Paino, per chi non lo sapesse, ma penso ormai l'hanno capito tutti, lo sanno tutti, rimasto qui in Dark Waters, che sciolgo con l'etichetta mia e del dottor Starace, che ci sta gentilmente filmando, ha distribuito in Italia per la prima volta, e dal tempo della sua realizzazione. Quindi c'è stata una bellissima mostra che non so se voi avete l'occasione di vederlo, perché il 31 ottobre il film di novembre alla Tecnica del Mano dal nome Ars Infecta di Arnold Schwarzenegger, dove l'artista siciliano Mariano Paino ha espanso, diciamo, l'universo relativo al film Dark Waters con le opere nuove relative al film e arricchite appunto da storico e dei disegni originali della produzione del film. Hanno anche presentato un'intervista europea e loro nuovo lavoro che si chiama Lei M5. Non potete parlarci. Buonasera, grazie. No, come Michele ha detto, noi due serate fa abbiamo presentato il nostro nuovo cortometraggio, vedi, infatti un po' qui al Macro. Era un progetto che comunque era nato da un'idea di Colanino, ma poi l'abbiamo fatto in Colombo, Macbeth. Originalmente l'avevamo fatto giusto per noi, farci una cosa così, giusto per divertimento nostro. Ma alla fine abbiamo detto, a questo punto, se vogliamo fare, trasformiamolo in un cortometraggio, da là guarda la fine, vabbè, ma trasformiamolo in un cortometraggio surreale, sì, facciamo pure di fantascienza, e quindi è diventato questo Lady Macbeth fantascientifico, surreale, sperimentale, che noi abbiamo, nella prima mondiale abbiamo fatto a New York, a Mara Contemporary, che è uno spazio di arte contemporanea, dove poi ci abbiamo anche creato un allestimento, un'installazione a Tokyo, con otto proiettori che tra altre cose, diciamo una specie di prologo del film, insomma, qui abbiamo ancora una volta uno spazio di grande contemporaneo, insomma un film, voi non avete visto ancora, lui il 17, lo sta annunciando. Il 17 novembre alla Sala Treni, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, Shock presenta tutta l'opera del Cristo e anche alle ore 5 per chi avesse voglia Ultra Lady of the Forest, un film nuovo di produzione svedese che noi distribuiremo in Italia, quindi in coreano, in inglese, in inglese, soprattutto in italiano. Quindi ricordate la giornata è il 17 novembre alla Sala Trevi in collaborazione con la Cineteca Nazionale. Che Dark Waters, per chi non lo avesse, è disponibile dal canale di DVD e Play, così chi lo acquista se può fare come trovi tu questo interesse che ogni tanto ritorna su un film che però continua a essere apprezzato dal più anche dalla nuova generazione della nuova fascia di ovviamente una piacevole sorpresa di leggere il fatto che comunque il film, diciamo la verità, film che durano più di 6 mesi, non è che sono molti, film che poi durano 20 anni, veramente sono promesse. Il fatto che comunque Dark Waters non solo duri, ma che veramente è stata riscoperta da una completa un'audience completamente nuova, è una cosa incredibile, cioè è uscito in America in Blu-ray per la prima volta a aprile, è quasi come questo film cioè adesso abbiamo fatto una proiezione a Chicago per 600 persone il mese scorso e tutti quelli che sono venuti a me erano tutta gente che non aveva mai visto il film, però era come se fosse un film nuovo, tutti entusiasti. Adesso esce in Italia incredibilmente un film che in tutto il mondo molte persone considerano un film italiano. In Italia non era mai ufficialmente uscito, per cui incredibilmente adesso esce ufficialmente in Italia per la prima volta
E ancora una volta l'interesse mi sembra veramente fino adesso ben contento, insomma, dell'interesse. Ovviamente il BDS è più di una volta in tutti i negozi dei migliori store normali, però è disponibile prima o qui da noi appunto in loco, oppure sul sito di Onlubis che ha un'esclusiva di un tot numero di pezzi con cartolina numerata e verbale. Parliamo invece del nuovo film. Come nasce il sodalizio tra voi due e poi come si arriva alla produzione di questo nuovo progetto? Di qualche altro strano, di qualche altro strano linguaggio, probabilmente non lo so. No, questa persona mi ha fatto, guarda, c'è questo film, era pazzesco, bellissimo, e io direi che veramente mi piaceva tantissimo. Ed era Dark Waters, e mi ha fatto una tua VHS, e quindi questo film, che pensavo, mamma mia, è questo, pazzo, pensavo, era un vecchio, un ometto, un vecchio uomo che abitava in una taverna. Io pensavo questo era il regista, perché poi gli scrissi, chiesi a questo fan se c'aveva l'email di Mariano, lui ce l'aveva, io ho scritto carissimo sarebbe bello magari lavorare insieme un giorno, e poi siamo rimasti in contatto, sbagliati anni, poi anche ci siamo pure persi di contatto. E poi io stavo girando un cortometraggio che si chiama The Dirt, diretto da Simona Simonetti e Claudio Simonetti, che mi ricordi. E lui stava a Roma per degli appuntamenti di lavoro, e lì ci siamo conosciuti e poi abbiamo niente. Abbiamo un rapporto d'amore, d'affetto, d'amicizia, di cinema e di arte. E poi io vado a New York e Mariano che vado a New York. Adesso mi sta a Napoli perché stiamo cercando di vedere questo lungometraggio che stiamo cercando di scrivere. Poi andiamo con la scrittura di Astrid Saints che stiamo cercando di vedere che abbiamo scritto assieme. Eccolo qua. Non so qualche, giusto un accenno potrebbe essere interessante. Parla di una madre che ha perso il suo figlio, di questo viaggio, di questo mondo un po' alternative universe, no? Non è presente, non è passato. Lei incontra delle altre mamme che pure loro hanno perso il loro figlio e si viene a scoprire che c'è tutto un pattern, un trauma che lega la morte di questi bambini, eccetera, eccetera. La storia che non vogliamo. No, it's a mystery, psychological trauma. Perché comunque, stranamente, giusto? Velocemente per ritornare un attimo al nostro incontro e poi si lega Astrid Saints. Noi stranamente poi quando ci siamo conosciuti, cioè lei è americana, io nonostante cioè, sia nato in Italia, ma io in verità a 20 anni sono andato a Italia, ho vissuto 21 anni a Londra, per cui in verità in Italia non ci avrei mai veramente vissuto né veramente lavorato. Per cui la cosa strana è che adesso originariamente Astrid Saints doveva essere girato in America, poi infatti l'hanno girato a Brooklyn, poi alla fine molte persone ci dicono che comunque c'è il caso della produzione europea, perché essendo che comunque ci sono delle possibilità in Europa nel caso della regione qua andando in Europa. Siamo andati al festival di Cannes con un libro di storyboard di 420 pagine,
i balleri dei concept art, che ancora non so, pesavano esattamente 11 tutti con quindi andavamo in giro e al Pantheon italiano non ci siamo andati per 11 giorni. Per 11 giorni andavamo girando, siamo andati a vedere tutti i norvegesi, abbiamo detto ma in Norvegia casomai funzionerebbe questo tipo di attività, alla fine abbiamo detto siamo illogici, andiamo a vedere il Pantheon italiano, abbiamo scoperto che c'era la film commission Regione Campania che non sapeva nemmeno esistesse, e come mi ha detto ma se la andiamo, andiamo alla Regione Campania. E da là poi è nata questa cosa, non solo abbiamo scoperto che c'era una grande film commission di grandi lavoratori, a loro volta grande sorpresa, principalmente, ma poi questa cosa loro sono innamorati del progetto e hanno fatto di tutto per arrivarci a buttarlo a Napoli. Noi ci siamo accorti che Napoli comunque era un posto ideale, cioè un film di cui poi al di là di tutta questa cosa che contiene tutte queste mamme, c'è anche un governo più santo, a cui queste mamme sono devote. Per cui alla fine è Napoli, insomma, un posto dei santi e di esseri umani convivono così giorno per giorno, più di Napoli non esiste, per cui ci siamo resi conto che però Napoli è un posto ideale. E alla fine adesso insomma abbiamo anche trovato un po' di cultura italiana per il film, e quindi insomma dovevamo già girarlo quest'anno, però ancora una volta stanno correndo il ministero, per cui ci ha ritardato. Comunque insomma io, secondo me, l'anno prossimo sicuramente il film è fare. Quindi mi aspettavo il film alla fine l'anno prossimo. Anche nel frattempo avrete la possibilità di acquistare e guardarmi da Dark Waters, che include anche il primo cortometraggio, il secondo cortometraggio. Tecnicamente il secondo cortometraggio di Mariano Paino dal titolo Carambola, che è molto interessante, è stato rimasterizzato anche in full HD, quindi aspettando il film nuovo, vi ringrazio Mariano Paino. Grazie.